puntuali con l'appuntamento delle previsioni del tempo e puntuali con Guido Caroselli. Eccoci qua. Faccio battute, serie, con Guido Caroselli, previsioni del tempo. Basta? Basta. Mi stai lasciando troppo spesso. Tutto normale. Va bene. Allora, questa è la situazione. È una situazione per il momento ancora ferma, ancora statica. E dunque è una promessa in fondo per il fine settimana, per il weekend, anche se qualche cosina cambierà, ma direi cose di poco conto. Ci sono invece delle prospettive di cambiamento, ecco, per l'inizio della prossima settimana, e quindi siamo qui per darvi una conferma. Intanto notiamo per il momento l'alta pressione ancora ben salda e ferma sul Mediterraneo, le perturbazioni che sono sulla media Europa, disposte per parallelo, quindi dall'Atlantico, dal Medio Atlantico fino alla catena degli Urali, e poi più a nord ci sono i venti forti, ci sono le grandi depressioni, le depressioni invernali, quelle che poi pilotano il maltempo e qualche volta ce lo mandano. Vediamo ora le temperature, così facciamo queste brevi notazioni sul tempo di oggi e poi direi passiamo subito a parlare del tempo dei prossimi giorni, che mi sembra molto più importante. Intanto ecco, guardiamo le temperature minime, distinguiamo fra tutti i valori dell'Aquila, 7 gradi sotto zero, e quello di Bolzano, 5 gradi sotto zero. Poi al nord e al centro, escluse Genova, Trieste e Milano, che hanno temperature sopra lo zero, tutte le altre hanno valori compresi fra meno 3 e 0. Anche Roma, stasera, stanotte Roma con le gelate, 0 gradi. Bologna 4 gradi più di ieri. Vediamo alle 13 rapidamente il quadro della situazione. Le diminuzioni rispetto a ieri, 6 gradi in meno, sono motivate o dalla nebbia, è il caso di Milano e Bologna, o dal cielo nuvoloso, è il caso di Cagliari. 4 gradi in più invece per Aosta. Previsione, oscillazioni di poco conto intorno ai valori odierni, sia per le minime che per le massime. Poi magari il giorno dopo vediamo che ci sono state le variazioni, ci sono stati dei cambiamenti, ma noi così diciamo perché non sono prevedibili cambiamenti, variazioni apprezzabili, allora in quei casi diciamo nessuna novità, in realtà poi sono variazioni disordinate che avvengono senza molto ordine al nord, al centro o al sud. Quando c'è una vera e propria diminuzione motivata da una irruzione di aria fredda come quella che sto per introdurvi, allora sì, diamo diminuzione della temperatura. Non è ancora il caso di questo fine settimana. Avverrà probabilmente martedì. Attenzione, martedì con tutta probabilità, lo confermeremo magari lunedì sera quando saremo qui, avremo una diminuzione della temperatura tra i 4 e gli 8 gradi sull'Italia, perché ci sarà un'irruzione di aria fredda dalla valle del Rodano, quindi attenzione, non sarà la tramontana, non sarà la bora, ma verrà da nord-ovest, dalla valle del Rodano, è il maestrale. Comunque, prima di darvi queste conferme, non succede nulla per questo fine settimana, o al massimo un po' di nuvolosità al nord e in parte al centro. Vediamo le previsioni per domani. Ecco il sabato come si prospetta, con una variabilità sulle regioni settentrionali, qualche addensamento più probabile sulle Alpi e Prealpi, settore centrale e orientale. Meno nebbia, qualche banco sulle regioni della pianura padana, parte occidentale. Poi per il resto al centro e al sud tutto sole o un po' di nebbia. Vediamo il mare che è previsto appena mosso, settore adriatico, settentrionale e centrale, gli altri poco mossi. I venti sono deboli o moderati. Uno sguardo alla domenica se abbiamo il tempo, se ce l'abbiamo. Eccolo qua, la domenica con qualche nube in più al nord e anche direi in parte anche al centro, anche se sono nubi solo di passaggio, e sempre meno nebbia, e questo è già un fatto positivo. Grazie per l'attenzione a tutti e arrivederci.